Ciao ragazzi e ragazze, oggi un video in collaborazione con un'associazione di Arona, La Rosa dei Venti. Che emozione! Faremo insieme una ricettina per tenervi compagnia e io da una parte e Brian qui a fianco a me. Ciao Brian! Faremo dei biscotti, sempre se ci vengono, perché non li ho mai fatti. I crisbì, sai quei biscottini crisbì al cioccolato con dentro il cuore morbido, la Nutella? Ecco, proviamo a fare questi biscotti. Cane lupo che vengono, non lo so, come vengono, vengono. È per tenervi in compagnia. È per questa associazione di Arona, che appunto fa questi eventi, è una bella cosa comunque per tenervi compagnia. Allora, vediamo gli ingredienti. 150 di farina 00, 100 g di burro, 50 g di zucchero, un uovo, 25 g di cacao amaro, una bustina di vanillina e la nostra Nutella. Siccome io devo farli sempre senza lattosio, invece della Nutella io ho questa nocciolata, crema alle nocciole. Allora, prima di tutto mettiamo lo zucchero e dobbiamo sciogliere lo zucchero dentro a pezzettini. Dobbiamo mescolarlo insieme. Praticamente bisogna darci dentro, deve venire proprio un composto compattone, così. Quando è bello compattonato così aggiungiamo l'uovo. Brian, ce le hai le uova? Che mi avevi detto che ti mancavano? Aspettate che gli passo un uovo a Brian, tieni. Io ne prendo un altro dal frigo. Aggiungiamo l'uovo, Brian, pronto? Via. Devi venire un composto appiccicoso. Così. Adesso prendiamo la nostra farina, aggiungiamo il cacao. Mescoliamo. Aggiungiamo la nostra bustina di vanillina. Brian, scusami, non mi sono dimenticata, non te l'avevo detto negli ingredienti. Un cucchiaino di lievito per dolci. Facoltativo, eh? Io lo metto proprio un cucchiaino. Brian, un cucchiaino di lievito. Non mi uccidere. Adesso facciamo un po' un buco al centro e versiamo dentro il nostro composto di burro, zucchero e uovo. Dobbiamo creare un panetto morbido e omogeneo, eh? Un po' col cucchiaio, poi usiamo le mani, eh? Brian, ti devi sporcare le mani. Ti faccio divertire.
Praticamente dovete fare una pallottola come la pasta frolla, così, bella morbida, bella burrosa. Allora, adesso dobbiamo stenderla, Aspetta che gli diamo una... No, ragazzi, non vi dico cosa sembra. Brian, perdonami. Che cosa sembra? Non voglio neanche pensarci, ma il profumo è buonissimo, però il colore e la forma, diciamo che... Meno male che sa di cioccolato. Brian, andiamo avanti, Adesso dobbiamo appiattirlo col mattarello. Con un bicchiere o un coppa pasta facciamo dei cerchi. Così. Allora, così, dei cerchioni. Come i cerchioni delle biciclette. Adesso ce ne ho ancora da fare. Comincio a fare questi. Ne vengono di più, Prendiamo la Nutella, Brian, io devo prendere questa senza lattosio, Tu usa tranquillamente la Nutella normale, e tutti i cristiani. Io senza lattosio devo usare questa. Mettiamo sulla nostra Nutella un cucchiaino. In centro, così. Con l'altro disco lo copriamo e lo chiudiamo bene ai bordi, E poi col bicchiere più piccolo lo coppiamo. Tirate via quel di più, poi lo rimpastate, questo. E viene proprio un bel frisbettino, proprio il... dategli bella la forma bene, guardate che carino, proprio il classico frisbee. Crisbee, non frisbee, proprio il classico crisbee. Così, ma guardate che bei bonbon, bellissimi. E li mettiamo nel forno a 170 gradi per un 15 minuti. Ragazzi, 15 minuti sono passati, tiriamoli fuori. Proviamo a tagliarne uno per vedere cosa c'è dentro. E cosa c'è dentro? La Nutella c'è dentro. Anche se è ancora caldo, Wow, la Nutella dentro. Guarda! Tira fuori la lingua, ma che spettacolo! Ragazzi, è buonissimo, come l'originale, di più. Spettacolo. Veramente buonissimi. È facile da fare. E chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e io la metto nella story. Ringrazio ancora l'associazione di Arona Rosa De Venti
abbiamo fatto questa collaborazione insieme a Brian. Ciao Brian. E a tutti un abbraccione, un bacione e viva l'amore. Ciao. Spettacolo, fateli, eh. Ciao a tutti, finalmente parlo anch'io. Purtroppo non avendo un microfono ho dovuto ridurre al minimo la cosa, quindi non parlando del tutto. Sono Brian della Rosa dei Venti, un'associazione di Arona, ma non vi rubo altro tempo. Volevo solo ringraziare tantissimo Mirella per aver accettato questa proposta pazzissima che l'abbiamo fatto. Non sapevamo neanche noi cosa fare, come fare, ma lei aveva già accettato. Vi invito caldamente ad iscrivervi al suo canale, Ricette in pochi minuti. Perché è un canale fantastico di ricette molto buone, molto semplici e vi divertirete tantissimo, questo ve lo garantisco. Ciao!